Nelle puntate precedenti, Aladino dichiara al mondo di essere nerd e che gli piacciono i panda a cui piacciono cose. Viene fatto prigioniero e segregato in un villaggio su un'isola sperduta da un gruppo di supereroi regolarmente eletti. Riesce però a fuggire insieme ai fratelli Bone, ma Godzilla lo attacca prima che possa dire la sua sull'ultimo film. Fortunatamente conosce il suo tallone d'Achille e grazie al suo cane evita di fare la fine del topo. Tornato, progetta di formattare il PC e installare Linux, ma prima afferra una spada e si reca su Endor a uccidere gli Ewok. L'esperienza lo segna profondamente ed egli cerca di superare il trauma comprando tutte le varie edition dei fumetti che segue. Non fatevi domande. L'incontro con C-3PO e R2-D2 gli è però fatale, la sua fragile psiche crolla. Per sopravvivere al trauma decide di darsi alla meditazione zen e raggiungere il Nirvana, ma così facendo attiva degli insospettati poteri mentali che gli permettono di viaggiare nel tempo. Allora torna a quando era un innocente bambino del tutto ignaro di argomenti come la sessualità e portava ancora i capelli corti. Convinto di poter raddrizzare le banane, costruisce una macchina per farlo, ma l'esperimento va male e cerca una soluzione su internet. Ma per quanti sondi la rete, con diversi browser, non riesce nell'impresa. La sua coscienza, che a causa del suo odio per gli Ewok ha preso le fattezze di Darth Vader, si innamora di una celebre attrice di film per adulti e lo abbandona. Privato di ogni remora morale, si reca in Olanda, a una convention di hacker, ma sbaglia aereo, si ritrova in Argentina e deve combattere l'invasione dei loro. Tornato a casa, ritrova la sua coscienza che lo costringe a vedere capolavori della cinematografia, come il film di Mr. T e della Justice League. Ciao mondo! Prima di cominciare vorrei fare un sentito ringraziamento a Gianandrea del canale Ora Doppiamo Stronzate per l'introduzione. Vi ringraziamo moltissimo, nobile viceré Morgante dei Castamanti, che i quattro possano sempre essere con voi. Torniamo a parlare di fumetti e lo facciamo con un mostro sacro, Alan Moore. Alan Moore? Ti senti pronto per parlare di Alan Moore? Assolutamente no. E di quale dei suoi fumetti intendi parlare? Supreme. Non potevi parlare di V for Vendetta o Watchmen come fanno tutti quanti? Proprio di Supreme? Sì, perché innanzitutto io sono uno snob supponente che non accetterebbe mai di fare quello che fanno tutti gli altri e di parlare di ciò di cui parlano tutti gli altri. Quindi, Supreme. Supreme nasce negli anni 90 per la Image Comics. Ah, la Image. Come poter descrivere ciò che è stata la Image negli anni 90? Quale metafora potrebbe rendere l'idea del suo apporto al fumetto americano? Ecco, in quel marasma di anatomie distorte, presunti eccessi di violenza, tette e tavole epilettiche spacciate per virtuosismi artistici, fece la sua comparsa il personaggio di Supreme, creato dal tanto odiato e amato e odiato Rob Liefeld, un autore molto discusso ma del quale non si può dire che non abbia lasciato un segno nel fumetto americano. Rob Liefeld decide di scrivere delle storie su Superman, ma non potendolo fare, perché Superman non era suo, si inventa il suo Superman e lo chiama Supreme, un personaggio che sia per quel che riguarda il nome sia graficamente ricorda l'alter ego di Clark Kent. Se non fosse che Supreme era pazzo come un cavallo, amorale, iperviolento, con deliri di onnipotenza, insomma, una versione un po' distorta di Superman. Liefeld realizza alcune storie abbastanza intricate, con divinità nordiche, realtà parallele, doppi extradimensionali, viaggi nel tempo e un paio di morti, di Supreme intendo. Ma la cosa più interessante di queste storie è che non ce ne frega niente. Nel 1996, dopo una quarantina di numeri, Supreme iniziava ad arrancare e, per rilanciarlo, Liefeld si rivolse ad Alan Moore, che accettò di buon grado di lavorare sul personaggio a patto di poter ignorare quanto scritto sinora, cosa che faremo anche noi. Il suo ciclo di storie è raccolto in questo volume della Renoir, Supreme The Story of the Year, in cui Alan Moore prende il personaggio e fa tabula rasa, ricominciando da zero. No, beh, non proprio. Questo non è il suo approccio. Egli decostruisce, ossia prende un personaggio, lo fa a pezzi, tiene quelli più importanti, quelli che sono la sua quintessenza, e ci costruisce attorno un mondo. Così come quando nell'83 si era messo al lavoro su Saga of the Swamp Thing, Alan Moore rielabora il personaggio,
smontandolo nel giro di poche pagine e ricreandolo ex novo. Se però per Alec Holland aveva optato per uno smembramento figurato ma anche letterale, in cui il corpo del protagonista veniva sezionato assieme ai suoi elementi principali, per Supreme abbiamo una soluzione opposta. Compaiono infatti tanti corpi, tanti Supreme, tante versioni del personaggio. Tornato infatti sulla Terra, egli scopre di essere capitato durante una riscrittura della realtà e che egli non è altro che la versione corrente del suo personaggio. A dirglielo sono le numerose versioni di Supreme che lo hanno preceduto nel corso del tempo. Dobbiamo tenere a mente una cosa importante. Moore non è affatto interessato al personaggio di Supreme. Infatti, se Supreme nasce come versione moderna e adulterata di Superman, Moore compie un'inversione di rotta e ripesca tutti quegli elementi fantastici che avevano plasmato e definito il supereroe. Stufo di personaggi tormentati, atmosfere cupe, denti digrignanti e sopracciglia aggrottate, che avevano preso piede dopo i suoi Miracle Man e Watchmen, egli punta agli stilemi classici della Silver Age e lo fa col supereroe per eccellenza, Superman. Le avventure che leggeremo sono quelle della sua interpretazione di Superman, una delle tante che si sono succedute nel corso del tempo e che ora stanno proprio dinanzi alla sua. I doppi di Supreme non sono altro che le diverse caratterizzazioni che Superman ha attraversato o anche solo avrebbe potuto attraversare durante la sua storia editoriale. La revisione, ossia la riscrittura della realtà, è il processo di ammodernamento dei personaggi nell'industria del fumetto, molto spesso giustificato da grandi eventi editoriali quali crossover o reboot. Non a caso, quando Supreme torna sulla Terra, la vede doppia, come se due differenti versioni stessero coesistendo, in un'immagine che richiama lo storico Crisi sulle Terre Infinite, il primo mega evento DC che ridefinì lo status del suo universo. I duplicati lo conducono alla Supremazia, un luogo posto in un limbo dove vengono trasferite le versioni di Supreme ogni volta che occorre una revisione. Una città in cui convivono tutte le versioni mai concepite di un supereroe. Altro che Spider-Verse. Qui facciamo la conoscenza di Original Supreme, il primo a essere stato creato negli anni 20, che non vola, ma compie grandi balzi proprio come il Superman delle origini. Di Squeak, il Supremouse, che credo voglia essere una parodia di Mighty Mouse, cartone del 42, che a sua volta era una parodia di Superman. Di Supreme Quinto, della dinastia Argentea degli anni 60. Dinastia Argentea, Silver Age, Egli è il signore della supremazia, nonché l'ultimo figlio del defunto pianeta Supron. Supron, Krypton, E non a caso egli è il signore della supremazia, perché incarna il Superman più potente, la versione coi superpoteri maggiori che si sia mai vista. Ma anche dei tre sergenti Supreme, una versione supremizzata dei tre luogotenenti Marvel, membri della Marvel Family. Di Supreme Bianco e Oro, direttamente dall'ultima versione dei Pokémon. No, in realtà questi simboleggiano i Superman rosso e blu. Di Macro Supreme, che si lamenta di essere durato soltanto un mese e di non aver mai fatto delle comparsate successive, e che dovrebbe essere ispirato a una storia del 1965 intitolata The Skycrapper Superman. Di Sirius, lo stallone supremo, alter ego di Comet, il super puledro di Supergirl. Non è l'alter ego del cavallo che ha disarcinato Christopher Reeve? Supreme scopre di essere stato appena creato, di non aver mai compiuto tutte le imprese che rammenta. O meglio, di non averle ancora compiute. Esse diventeranno vere man mano che le ricorderà. Il suo passato, le sue origini, diventeranno concrete via via che egli desterà i suoi ricordi, che li scoprirà assieme al lettore.
Supreme emerge nella nuova realtà, nella quale assume l'identità di Ethan Crane, nome che aveva già precedentemente, che è un disegnatore della Dazzler Comics, per la quale realizza le avventure di Omni-Man, un personaggio che ricorda Supreme stesso e che non è il padre di Invincible. A meno che anche Robert Kirkman non abbia i superpoteri. Ad affiancarlo troviamo Diana Dane, che scrive le storie per Warrior Woman. Diana Dane, Lois Lane, Warrior Woman, Wonder Woman. Sì, vabbè, ma questo giochino è anche stufato, vero? Questo permette di ricreare le atmosfere della vita di redazione di Clark Kent al Daily Planet, con Ethan che si ritrova a scrivere delle storie su se stesso. Il personaggio di Superman ha generato il personaggio di Supreme, che ha generato il personaggio di Omni-Man. Quindi abbiamo un fumetto che genera un fumetto che genera un fumetto. Scopriamo che Supreme ha una base segreta, la Cittadella Suprema, il cui ingresso può essere aperto soltanto da Supreme con un fulmine, generato strofinando le mani a super velocità e accumulando elettricità statica. Un po' come la chiave della Fortezza della Solitudine poteva essere sollevata soltanto da Superman. Contiene la Sala degli Specchi, dove i nemici di Supreme vengono esiliati in un'altra dimensione, verosimilmente la Zona Fantasma dove si trovano quelli di Superman. Possiamo trovare il mondo prisma di Amalynth, in cui un'intera civiltà vive in uno stato di luce coerente imprigionata in una gemma prismatica. Un po' come nella Fortezza della Solitudine troviamo Kandor, la città criptoniana miniaturizzata. E addentrandoci nei suoi corridoi possiamo imbatterci in numerosi robot con le fattezze di Supreme, i Supreme Automi, proprio come il Superman degli anni 50 disponeva di numerosi robot che potevano sostituirlo. E anche in ala di... sì. Pare che ci sia anch'io. Già. Ethan Crane vive a Megalopolis, ma è cresciuto a Little Heaven, proprio come Clark Kent vive a Metropolis, ma è cresciuto a Smallville. Ed è stato proprio a Little Heaven che Ethan è divenuto Supreme, finendo esposto alle radiazioni di un misterioso meteorite assieme al suo cane Crypto, Radar, assieme al suo cane Radar, diventando così Kid Supreme e il Bracco Supremo. E così come Superman ai suoi esordi veniva scambiato per un uccello o per un aeroplano, Kid Supreme viene invece scambiato per un'aquila o un elicottero. È qui che crebbe coi genitori e la sorella Sally, che ottenne anche lei superpoteri diventando Suprema, proprio come Superboy aveva una sorella... No, aspetta. Superman non ha mai avuto una sorella. Supergirl era sua cugina. E poi la cosa è un po' diversa. Secondo me ricorda più il personaggio di Mary Marvel, la sorella di Capitan Marvel. Sempre a Little Heaven, Ethan ha conosciuto la sua prima fiamma, Judy Jordan, così come Clark conobbe Lana Lang. Fu qui che incontrò per la prima volta la Lega dell'Infinito, i cui membri provengono da diversi punti del tempo. Proprio come la legione dei supereroi del XX secolo era tornata nel passato per reclutare Superboy, il loro modello di ispirazione. Ma la Lega dell'Infinito non è stato l'unico supergruppo in cui ha militato Supreme. Ci sono stati anche gli Allied Superman of America, che richiamano la Justice Society of America, nella quale troviamo anche i mitici Mighty Man e Super Patriota di Eric Larsen. E anche la tipa con le tette grosse, Glory, di Rob Liefeld, che fa le veci un po' di Wonder Woman. E anche coso lì, Die Hard, degli Young Blood, sempre di Rob Liefeld. Tutti personaggi che ritroviamo anche nel gruppo successivo, gli Allies, che questa volta si ispirano alla Justice League, e che in italiano sono stati entrambi tradotti con gli alleati. I compagni di avventura di Supreme sono stati numerosissimi e tutti richiamano dei personaggi della Golden e della Silver Age. LA Cat ha tratti in comune sia con Catwoman che con Black Canary. Black Hand crea oggetti solidi come Lanterna Verde. Doc Rocket è super veloce come Bulletman e Flash.
Jack O'Lantern è un'entità cosmica che, come lo spettro, si impossessa di corpi ospiti. Professor Knight è un vigilante oscuro e tenebroso, come il dottor Midnight e Batman. E ha anche una spalla adolescente di nome Twilight che fa le veci di Robin. Roy Roman, il signore dei mari, controlla il mondo sottomarino come Aquaman o Namor. E infatti il suo nome è proprio Namor, scritto al contrario. Waxman ha una pistola e una maschera praticamente identiche a quelle del Sandman originale, mentre invece Fisherman ha una faretra piena di arpioni con vari gadget, così come l'aveva Freccia Verde. E anche lui ha una spalla, Skipper, che prende il posto di Speedy. Space Hunter richiama sia nel nome che nel costume Martian Manhunter, e anche nel colore naturale della pelle, che è rosso anziché verde. Polyman ha dei poteri elastici, come Plastic Man, mentre gli Stormbirds sono un gruppo analogo ai Black Hawks. Mark Time, il dimensioniere, dovrebbe riferirsi a Rip Hunter Time Master, ma mi sono accorto che c'è stato già un altro personaggio con questo stesso nome. Ed infine Janet Planet dovrebbe essere una versione femminile di Adam Strange. Qua sto sbrodolando tutto, c'è uno schifo di sapone che voi proprio non avete idea. Ma Supreme ha anche numerosi nemici, a cominciare dal Supremium, un materiale dalle misteriose proprietà che, oltre ad avergli conferito i poteri, è in grado di sovvertire le regole che controllano la realtà, e costituisce l'unico punto debole di Supreme, esattamente come la criptonite per Superman. O Darius Dax, la sua terribile nemesi, un ingegnoso e malvagio essere umano senza poteri che costituisce il corrispettivo di Lex Luthor. Optilux è una versione di Brainiac fatta di luce senziente, mentre il folletto supremo lo è di Mr. Mxzptlk. Così come Emerpus, che è Supreme letto al contrario, corrisponde a Bizarro, la versione distorta di Superman. Ma un'altra versione distorta di Supreme è Ombra Supreme, creata da una pistola a raggi di Darius Dax, così come il Superman negativo era stato creato da Lex Luthor, e mantiene anche gli stessi colori. Stupendo, la scimmia suprema, poi diventato un alleato di Supreme, è appunto una scimmia gigantesca che ha ottenuto i poteri grazie all'esposizione al Supremium, così come Titano, la super scimmia, li aveva ottenuti grazie alla collisione di due meteoriti, uno composto di uranio e l'altro di criptonite. Magno è un androide in grado di assorbire e replicare i poteri degli alleati, così come Amazo faceva lo stesso per i membri della Justice League, e in base a quello che dice sembra anche essere un grande fan di Sting. Supremium Man, un essere composto interamente dal materiale letale per Supreme, rimanda all'uomo Kryptonite, un personaggio introdotto inizialmente come Kryptonite Kid, che era un avversario di Superboy, e infatti inizialmente lo affronta Kid Supreme. E così come abbiamo avuto tante versioni dell'uomo Kryptonite, ne abbiamo due distinte per Supremium Man. Gorl, la galassia vivente, è il corrispettivo di Ego, il pianeta vivente, che non è un avversario di Superman e non è neanche un personaggio della DC, è della Marvel. Invece Ulver D'Amic potrebbe essere Despero, il minaccioso The End, che viene mostrato giusto di sfuggita. Lui è Doomsday, Darkseid, Time Trapper, Thanos, visto che entrambi hanno un guanto che può distruggere ogni cosa, e il Televillain, un criminale in grado di viaggiare nei programmi televisivi. Lui rappresenta... E Corgo, il tiranno dello spazio, lui è chiaramente... So che ci sono delle citazioni, ma perché non riesco a coglierle? Maledizione! Come posso continuare questo video se non riesco a capire i riferimenti? Non avrei dovuto mai parlare di un lavoro di Alan Moore. Non ne sono all'altezza. Ma Supreme non è soltanto un carosello di citazioni. Sarebbe un brutto fumetto se si limitasse a essere questo.
Alan Moore usa la sua opera per portare avanti un discorso metafumettistico, per parlare non solo delle storie dei fumetti, ma anche della storia del fumetto, di come è mutato nel corso delle decadi, di come siano cambiate le atmosfere, ma anche il mercato e l'editoria. Nel corso delle storie vediamo gli eroi definire gli anni 40 come un periodo d'oro, in cui i supereroi avevano nei nazisti la loro nemesi perfetta, nemesi venuta meno negli anni 50, che sono invece definiti come stupidi. Gli anni 70 invece sono descritti come ricchi di sottotesti, simbologia e significati nascosti, mentre gli anni 80 semplicemente come deprimenti. Ed è chiaro che i personaggi non stanno parlando delle loro avventure, ma delle storie che venivano pubblicate in quegli anni e di come sono cambiate, non necessariamente in meglio, col passare del tempo. Allo stesso modo si fa riferimento a team up e crossover che avvenivano a cadenza annuale, cosa che succede regolarmente anche oggi in realtà. È emblematica la storia che racconta lo scioglimento degli Allied Superman of America, che simbolicamente si svolge durante la vigilia del Capodanno del 1950, ossia proprio al termine della Golden Age. In questa occasione gli eroi vengono visitati da tre creature spettrali che ricordano un po' gli spiriti dei Natali di Dickens. Questi esseri li mandano in tre futuri diversi, mostrando loro delle terribili visioni di ciò che accadrà. Troviamo un mondo post-apocalittico, devastato dalla guerra, in cui la razza umana è regredita in esseri mostruosi. Un altro abbandonato da ogni forma di moralità, in cui crimini efferati e bassezze umane sono all'ordine del giorno. E un ultimo completamente folle, delirante, senza alcun senso. Questi mondi in realtà non sono altro che la piega che prenderà il fumetto negli anni 50, quando appunto l'epoca d'oro dei supereroi giungerà alla fine e si faranno strada a nuovi generi e nuove tematiche che andranno dalla fantascienza catastrofista, alimentata anche dalla paura per la guerra fredda, al pulp noir fino all'umorismo demenziale tipico di riviste come Mad. E sì, siamo arrivati alla parodia della parodia. Un'altra storia ricca di riferimenti è quella in cui gli Allies vanno alla ricerca dei loro vecchi compagni, in cui le pagine sono intervallate da finte copertine di vecchie storie che ricalcano chi più chi meno quelle originali della Justice League, a cominciare dal primo storico numero per poi proseguire un rifacimento dopo l'altro. Molto esemplificativo è l'episodio in cui Supreme, nelle vesti di Ethan Crane, ha un incontro serale con la sua collega Diana per discutere le storie future di Omni-Man. Incontro che ha tutte le premesse per sfociare in un coinvolgimento romantico. I due parlano proprio di questioni romantiche, perché Diana ha deciso che è tempo per Omni-Man di avere una relazione. Ma ogni parola che essi si dicono sulla storia che vogliono realizzare è in realtà riferita alla storia che stiamo leggendo. Non sono Ethan e Diana che ci parlano di come si realizza una storia per Omni-Man, ma è Alan Moore che ci dice come si realizza una storia di Supreme. Infatti, i due ci parlano di un incontro a casa di lei con lui nella sua identità da civile, di linguaggio corporeo, di intervallare la storia con flashback per non renderla troppo noiosa, di dialoghi esitanti, di tensione erotica crescente in attesa che scatti la scintilla. E tutto questo si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Lo abbiamo tra le mani, è una storia che racconta se stessa. Alan Moore fa raccontare a Supreme come scrive una storia di Supreme, facendogli raccontare come scrive una storia di Omni-Man, che è una controparte di Supreme, che è una controparte di Superman. Ho mal di testa. In questa storia è presente anche un richiamo ad una celebre pagina del Nick Fury di Steranko, in cui un rapporto tra il capo dello SHIELD e Valentina De Fontaine viene descritto in una tavola muta con immagini allusive ed evocative. All'epoca era qualcosa di molto trasgressivo, tant'è vero che l'ultima vignetta dove giacevano abbracciati sul tappeto venne sostituita con l'immagine di una pistola nella fondina, che però era l'ingrandimento di un particolare preso dalla prima vignetta.
C'è poi un riferimento ai nomi bizzarri degli antagonisti, che un tempo erano lunghi e poetici, mentre al giorno d'oggi sono composti da una sola parola. Vengono poi citati gli autori inglesi come Neil Gaiman o Moore stesso, che nella storia sono incarnati da Billy Friday, una sorta di Jimmy Olsen dalle idee e trame strampalate, proprio come la corrente revisionista britannica. Ma c'è un po' di tutto, dalle raffigurazioni di Little Nemo ai quadri di Dalí o di Picasso. Però, di nuovo, non basta una forte componente metafumettistica per fare un bel fumetto, così come non bastava quella citazionista. Quello che serve è una bella storia, e Supreme ce l'ha. La trama vede Supreme tornare dallo spazio in preda ad un'amnesia, dopo aver lasciato la Terra nel 69. Assieme a lui il lettore dovrà scoprire quali sono i suoi ricordi, il suo passato, a partire dalla sua origine e da come ha ottenuto i poteri, fino ad apprendere quali siano stati i suoi amici, i suoi nemici e come ha fatto a perdere la memoria. Ne esce una storia lunga 60 anni, contenuta in un unico volume, della quale non serve conoscere tutti i dettagli. Non è necessario sapere tutte le gesta compiute da Supreme, basta sapere che ci sono, che sono lì, che il mondo del personaggio ha una ricca mitologia che, all'occorrenza, può essere svelata. Tuttavia, non si tratta di un semplice viaggio nel passato, la vita di Ethan Crane continua, ed è proprio nel presente che compirà nuove imprese che lo porteranno a scoprire il filo invisibile che ha legato tutte le sue avventure fin dagli esordi. Per quel che riguarda i disegni, beh, possiamo dire che esprimono al meglio i canoni artistici degli anni 90, che trasudano novantannosità da ogni pagina, che si inseriscono perfettamente nel solco tracciato dal creatore del personaggio e che richiamano soluzioni grafiche e compositive tipiche di Rob Liefeld. Cioè, sono brutti. O meglio, sono adatti. È giusto che un personaggio tipicamente anni 90 venga rappresentato da un tratto altrettanto tipico degli anni 90. Peccato che questa scelta vada a discapito della composizione della tavola, dell'anatomia, dei dettagli. Insomma, cosa vuol dire questo disegno? Cosa sta succedendo? Chi sta sparando? A chi? E questi scarabocchi che dovrebbero rappresentare delle persone? Insomma, non pretendo un lavoro certosino alla George Perret, però... Eppure questo dovrebbe essere Joe Bennett, che mi pare abbia fatto delle cose dignitose sull'Uomo Ragno e Capitan America. A onor del vero c'è da aggiungere che all'inizio del volume viene riportato che, nonostante le ricerche effettuate, l'editore non è stato in grado di rintracciare i materiali di riproduzione originali di quest'opera. Sono pertanto state utilizzate le medesime scansioni delle pagine pubblicate nell'edizione americana del presente volume, edita da Checker Book Publishing, cercando, ove possibile, di recuperare al meglio la qualità originale delle tavole. Quindi magari alcuni problemi riguardanti la resa grafica non dipendono esclusivamente dalla qualità del disegno. Certo che però, questa tavola, ad esempio, cosa vuol dire? Dove sta correndo quello lì? Perché gli manca metà del tronco? E non ci stava nella pagina? È una doppia tavola troncata a metà? Non lo so. Fortunatamente quello degli anni 90 non è l'unico stile presente. Troviamo infatti diversi flashback realizzati con gli stili tipici degli anni in cui sono ambientati, che è lo stesso espediente adottato da Paul Jenkins e Jay Lee in Sentry. E in Sentry ritroviamo anche l'eroe confuso, senza memoria, che vaga alla ricerca dei propri ricordi, elemento anche questo presente in Supreme, ma non solo, pure in un'opera precedente di Alan Moore, Miracleman. E pensare che la prima volta che ho letto Sentry mi era sembrata una delle storie più originali che potesse esserci. Inoltre in Supreme sono presenti molti elementi tipici della narrazione di Alan Moore, che verranno poi riprese in futuro in storie successive, a cominciare dalla decostruzione, già usata in passato in Watchmen o opere già menzionate come Swamp Thing e Miracle Man, che verrà poi riutilizzata abbondantemente in Tom Strong. In Tom Strong però Moore si ispira di più a personaggi come Tarzan, Doc Savage,
Phantom, Flash Gordon e in generale ai fumetti degli anni 30. Crea un nuovo personaggio attribuendogli gli elementi degli altri. Tra l'altro la maglietta di Tom Strong ricorda il costume di Supreme col rosso e il bianco a parti invertite. Sempre in Tom Strong verranno riprese le storie ambientate in anni diversi e realizzate con gli stili grafici dell'epoca corrispondente, esattamente come nei flashback di Supreme. Il viaggio nello spazio immaginario compiuto per salvare i vecchi compagni da Optilux ricorda quello compiuto da Sophie Banks nell'Immateria, in Prometea. E così come in Prometea troviamo una storia d'amore dal finale infelice tra un essere umano, il poeta Charlton Stennett, e la concretizzazione di un concetto astratto, Anna nelle vesti di Prometea, allo stesso modo in Supreme troviamo una storia d'amore dal finale analogo tra Supreme stesso e l'angelo Luriel. L'umorismo demenziale di Matt, di cui abbiamo già parlato, verrà ripreso sulle pagine di Tomorrow Stories, in particolare dei personaggi di First American e Splash Brannigan. E il citazionismo spinto, con riferimenti nascosti in ogni vignetta e balloon, è lo stesso che troviamo nei volumi della Lega degli Straordinari Gentlemen. Il ciclo di Moore è durato dal numero 41 al 56 della serie di Supreme, anche se il volume della Renoir si ferma al 54. Oltre a queste storie, resta in edita la miniserie Il ritorno di Supreme, che venne pubblicata senza una conclusione finché nel 2012 non venne ripresa e terminata dal mitico Eric Larsen seguendo la sceneggiatura di Alan Moore. A questa seguì un breve ciclo di storie abbastanza discusso e non troppo apprezzato, realizzato sempre da Eric Larsen, autore famoso per aver lavorato sull'Uomo Ragno e soprattutto per essere il creatore del più bel fumetto americano di sempre, Savage Dragon, che in Italia ha avuto una storia editoriale tragica, passando da una casa editrice all'altra, da un fallimento all'altro, e io vi odio. Vi odio perché se voi l'aveste letto, a quest'ora qualcuno lo starebbe ancora pubblicando. Ma magari di questo ne parliamo un'altra volta. Però, se là fuori c'è qualche casa editrice in ascolto, ecco, sappia che qua c'è qualcuno che è interessato a leggere gli episodi inediti di Supreme e anche di Savage Dragon. Certo che, quando si viene doppiati da qualcuno che se ne intende, è tutta un'altra cosa.